Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo video è dedicato ai preferiti del mese di luglio, quindi vediamo subito che cosa bolle in pentola e partiamo con il consiglio utile. Io per questo mese ho pensato di darvi un consiglio che può essere veramente molto utile a tutte quelle persone che soffrono il mal di mare, il mal d'auto, il mal d'aereo, perché siamo in estate. Quindi si viaggia, ci si sposta e ci sono persone che hanno questo tipo di problema che davvero in qualche modo si rovinano il viaggio, perché poi si sta veramente male quando si patisce il cosiddetto male da movimento. E io vi volevo dare un consiglio: se non volete prendere dei farmaci o se magari il vostro disturbo, diciamo, è abbastanza lieve, quindi non è necessario prendere proprio un farmaco, però comunque vi crea del malessere, io vi consiglio lo zenzero. Lo zenzero, proprio semplicemente, ora ragazzi, mi dispiace perché il barattolo è praticamente vuoto, perché io anche se non patisco il mal di mare, non patisco il mal d'auto, non patisco niente, però a me lo zenzero piace tantissimo, quindi io lo mangio un po' come se fossero caramelle e praticamente il barattolo è vuoto, però io cerco di avvicinarvelo perché vorrei farvelo vedere, spero che si veda. Questo è zenzero in cubetti senza zucchero che si trova molto semplicemente in alcuni supermercati, però se non lo trovate magari nel supermercato sicuramente lo trovate nelle drogherie, magari quelle drogherie un pochino più antiche che vendono insomma anche tante spezie, tante cose. In alternativa ai cubetti potete prendere la radice di zenzero e farvi magari la tisana di zenzero, però ovviamente se siete in viaggio non è pratica la tisana, perché sì, potete farla in una borraccia, magari portarvela dietro, però è comunque molto macchinoso. Questi invece a cubetti, come caramelle, ve li mettete nella borsa. Lo zenzero è veramente molto molto efficace contro, appunto, dicevo, il mal di mare, il mal d'auto, il mal d'aereo. Addirittura veniva usato dai marinai nell'antichità, quando non esistevano i farmaci contro il mal da movimento, diciamo il male da movimento, e quindi magari alcuni marinai avevano appunto bisogno, in particolari condizioni del mare, di qualcosa che li potesse aiutare ad alleviare il loro malessere e prendevano lo zenzero, quindi era utilizzato anche dai marinai. Io credo che in farmacia esistano delle caramelle allo zenzero proprio adatte appunto a questo scopo, però io non vi so dire se è zenzero puro o se dentro c'è qualcosa di diciamo farmacologico. Questo è zenzero puro, sono semplicemente delle caramelle. E vi assicuro che è efficace, è un efficacissimo antiemetico, cioè combatte, contrasta la nausea, quindi è veramente molto molto efficace. È un pochino leggermente piccante, quindi questo tenetelo presente. A me piace tantissimo e inoltre ho scoperto appunto che aveva, che ha anche questa funzione e volevo segnalarvela. Ok. Vado avanti perché già in questa prima fase del video ho parlato tantissimo, quindi andiamo avanti. Vi segnalo il viaggio o l'evento del mese e questo mese vi porto a Genova perché a Genova c'è una mostra veramente molto particolare e originale di due artisti, Enrico Lotta e Philippe Arte Stanisha. Questa mostra espone, diciamo, le loro opere che sono realizzate con del materiale e con delle tecniche veramente originali e particolari. Io su questa mostra non vi do dettagli adesso in questo video perché ho fatto un video proprio dedicato alla mostra. Quindi vi invito ad andare a vedere nell'info box il link di questo video in cui parlo della mostra, così potete avere tutte le informazioni relative alla mostra. Comunque in breve si terrà a Genova dal 1 al 16 luglio presso la Galleria d'Arte il Cerchio Cromatico. Poi vi ripeto, andate a vedere il video così avete tutte le altre informazioni. Siamo arrivati al consiglio di bellezza. Allora, io vi volevo consigliare questo. È un lucidante per i capelli, ultra shine, veramente favoloso. Cioè, ve lo avvicino. È questo il prodotto, è qualcosa di veramente efficace. Voi spruzzate sui capelli asciutti dopo aver fatto la piega pochissima quantità di prodotto e i vostri capelli, oltre che essere luminosi, che è comunque l'effetto che il prodotto fa, rimarranno profumatissimi e morbidissimi per almeno 3 giorni. Questo
Quindi ragazzi, io che ho i capelli abbastanza crespi, che patiscono tantissimo l'umidità, con questo prodotto ho praticamente risolto, perché è vero che non è un anticrespo, però poi sul mio tipo di capello mi fa anche l'effetto anticrespo, quindi rimangono più morbidi, più vellutati. E soprattutto adesso che siamo in estate, quindi magari si va al mare, i capelli si inaridiscono ancora di più, questo prodotto può essere veramente un valido aiuto. Siamo arrivati alla notizia relativa alla macchina del tempo. Vi porto nel 1969 perché il 20 luglio è successa una cosa veramente importantissima per l'umanità, ossia lo sbarco sulla Luna. Il 20 luglio del 1969 l'Apollo 11 toccava il suolo lunare. Voi ricorderete forse se avete visto dei video, insomma, degli speciali, degli spezzoni sullo sbarco, dedicati allo sbarco sulla Luna, ricorderete Tito Stagno, l'annunciatore televisivo, che con grandissimo entusiasmo diceva: ha toccato, perché l'11 luglio, appunto, il 20 luglio, scusate, l'Apollo 11 toccava il suolo lunare. Il primo uomo ad aver camminato e passeggiato sul suolo lunare è Neil Armstrong, che ha detto la celebre frase che sicuramente tutti voi conoscete e ricordate: un piccolo passo per un uomo, un balzo enorme per l'umanità. Quindi il 20 luglio del 69 è successa questa cosa veramente importantissima. E ragazzi, io non so perché, ma tutte le volte che ricordo questo evento o che vedo delle immagini mi viene la pelle d'oca. Io non ve lo so spiegare, però ha su di me un effetto veramente particolare questa notizia. Passiamo al prodotto del mese. Io vi voglio consigliare un prodotto che mi ha salvato letteralmente le notti, ossia l'antizanzare. Io ho la casa praticamente piena di zanzare perché sotto di me c'è una casa che ha il giardino, quindi ha tutte le piante, tutti i sottovasi pieni d'acqua, e le zanzare cosa fanno? Pensano allegramente di salire verso l'alto e di entrare in casa mia. Quindi io tutte le notti avevo nell'orecchio il ronzio delle zanzare che a me non è che mi pungano tantissimo, però non mi fanno dormire perché mi entrano nell'orecchio e cominciano a ronzare, quindi mi tengono sveglia. Io sono andata dal ferramenta sotto casa mia disperata e gli ho detto: ti prego aiutami perché io non so più come fare. Lui mi ha dato questo prodotto magico che ora io non vi cito la marca di questo perché non me la ricordo, però credo che esista la più famosa, forse Raid, Zanzare, qualcosa del genere. Comunque poi vi lascio in descrizione magari il link per poter accedere ad Amazon e poter acquistare questo prodotto. È fatto in questo modo. Allora, qui c'è praticamente la sua ricarica, che è fatta in questo modo qua, e qui c'è la presa elettrica. Quindi si deve semplicemente, vedete, è fatto così, si deve semplicemente avvitare e attaccare alla corrente. Potete tranquillamente lasciarlo attaccato perché non è dannoso per la salute, quindi state tranquilli. È inodore, quindi non si sente assolutamente niente. E tiene davvero lontane le zanzare, non le uccide perché non le uccide, le tiene soltanto lontane. E davvero io da quando ho questo riesco a dormire, è una cosa meravigliosa, ragazzi. Io lo metto nella presa del comodino, dal comodino vicino a me, e davvero crea questa, non so, questa bolla praticamente che impedisce alle zanzare di arrivare al mio orecchio, ronzarmici dentro e impedirmi di dormire. Quindi io vi consiglio questo prodotto perché veramente per l'estate è la salvezza. Siamo arrivati alla notizia curiosa. Allora, ragazzi, questo è veramente curioso. Io vi avevo già dato alcune notizie abbastanza curiose. Quella del video dei preferiti di giugno parla del bar dedicato ai peluche, ma questa è veramente una cosa che supera ogni tipo di immaginazione. Dovete sapere che in Finlandia fanno le corse dei cavalli, ma non le corse dei cavalli, quelle normali, cioè con l'animale, col cavallo vero, ma con dei cavalli di legno e di peluche. Praticamente c'è questo bastone di legno e questa testa di peluche. Come vedete, queste ragazze cavalcano questo bastone di legno con il cavallo con la testa di peluche come se fosse un vero cavallo. Avete visto la foto come sono fatti? E le persone cavalcano letteralmente questo oggetto e fanno le corse dei cavalli, arrivandosi anche ad allenarsi più ore al giorno. Quindi, ragazzi,
Io pensavo di aver visto cose strane su internet, ma quando ho visto questo ho detto ok, non finirò mai di scoprire cose strane, stranezze del mondo. Quindi c'è questa corsa dei cavalli. Se qualcuno avesse occasione di andare in Finlandia, magari chissà che non possa assistere anche di persona a questo evento, che comunque lì è considerato un evento di grande importanza, molto frequentato e visitato. Concludo con questo video, ragazzi, vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima e buona giornata a tutti!